La CONSAP e la Confederazione Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia organizza il giorno 10 del mese di maggio un'intera giornata dedicata a un argomento purtroppo abbastanza attuale, quello del male oscuro dei social, parafrasando un po' questa definizione dal libro, un libro recente che è stato scritto da una psicologa forense e criminologa molto nota, soprattutto chi guarda la televisione, Roberta Bruzzone, che sarà proprio ad Orvieto il martedì 10 maggio appunto a presentare il suo libro. Stefano Spagnoli, che ringraziamo di essere nel nostro studio, segretario nazionale della CONSAP, ha curato in dettaglio questi tre momenti della giornata del 10 maggio che magari adesso ci descrivi. Sì, diciamo che la Roberta Bruzzone è un'amica della CONSAP, è un'amica mia personale e per questo io ho approfittato, questa è la seconda volta, e abbiamo organizzato appunto insieme a Roberta un momento di incontro in più fasi, e cioè la mattina organizzeremo un incontro con tutti gli studenti delle superiori presso il Palazzo del Popolo, la Sala dei 400. Dove Roberta Bruzzone illustrerà quali sono i pericoli e le preoccupazioni dell'utilizzo dei social, che è un problema piuttosto attuale, proprio perché oggi purtroppo attraverso i social i più giovani, soprattutto i più piccoli addirittura, sono spesso trasportati in situazioni che poi si rischia di non dimenticare mai. E quindi appunto Roberta Bruzzone parlerà di questi pericoli. Il secondo appuntamento, come dicevi appunto tu, Antonello, è proprio quello di presentare il suo libro, che è da pochi giorni uscito e nelle edicole, che parla e affronta quali sono i pericoli, ma anche quali sono i modi per tenere sotto controllo questi pericoli e per essere meno preoccupati anche per i nostri figli. Il terzo poi sarà un incontro invece formativo che è di un livello più elevato, perché incontrerà Roberta Bruzzone, un tour de force che l'ho obbligata a fare ad Orvieto, incontrerà gli avvocati e quindi diciamo avrà un incontro che appunto avrà una valenza di Più tecnico, carattere tecnica, esattamente. diciamo che l'incontro invece della presentazione del libro è un incontro pubblico a cui tutta la cittadinanza ovviamente è invitata a partecipare. La Polizia di Stato è molto attenta a questo aspetto, in particolare la Polizia Postale e delle comunicazioni. Vediamo a questo proposito se sei d'accordo uno spot che ha proprio realizzato la Polizia di Stato su questo tema. Valentina? Sto studiando. Vado a ripassare il latino da Giorgia. Ci vediamo dopo. Non fare tardi, eh? Sei bellissima, lo sai, vero? Proprio in questi giorni parlavamo con il professor Stefano Vicari, che è il primario di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù. Parlavamo di disagio minorile, parlavamo dei problemi legati a come i giovani utilizzano i nuovi media.
E molte volte i genitori pensano che dare in mano a un bambino anche di 4-5 anni un tablet accresca le conoscenze del bambino, lo aiuti nella sua formazione e crescita culturale. Spesso non è così, forse bisognerebbe essere più attenti. Senti, questo incontro però con Roberta Bruzzone è un incontro molto importante che si svolge grazie anche alla partecipazione di tutta la città, no? Sì, assolutamente sì. Io colgo l'occasione per ringraziare il Comune che per la seconda volta ha aderito e ha aderito immediatamente e senza alcuna titubanza, appunto cogliendo l'importanza di questo incontro che noi faremo con Roberta Bruzzone. E volevo anche sottolineare che il sindacato organizza questi eventi perché è vero che come compito primario ha quello di tutelare i diritti dei colleghi e cercare di costruire qualcosa in più per la sicurezza insieme all'amministrazione della quale far parte, ma è altrettanto vero che un sindacato non può tralasciare quelli che sono appunto i rischi, dando il proprio contributo anche ai cittadini. Ed è questo lo spirito con la quale la Consap ed io, essendo un segretario nazionale che si occupa in tutta Italia delle varie problematiche ma che vive ad Orvieto, ho ritenuto appunto approfittare, come ho detto all'inizio, dell'amicizia con Roberta Bruzzone e portarla a fare un tour de force ad Orvieto. Bene, allora noi diciamo ringraziamo Stefano Spagnoli per essere stato nel nostro studio, non aggiungiamo null'altro perché vi attendiamo tutti martedì 10 alle ore 12 nella sala consiliare del Comune di Orvieto per sentire dalla viva voce di Roberta Bruzzone questa sua nuova esperienza letteraria, perché non è la prima, ma ovviamente Roberta ha scritto già altri testi.